E in questo momento di emergenza sanitaria, dovuta appunto al Covid-19, in questo momento in cui la raccomandazione principale è quella di mantenere le distanze di sicurezza, cosa però non facile per le persone sordocieche che utilizzano prevalentemente il tatto per comunicare e conoscere l'ambiente circostante. Allora, la Lega del Filo d'Oro ha lanciato un appello, non lasciateci soli, ne parliamo quest'oggi in collegamento telefonico con il direttore del centro residenziale di Molfetta della Lega del Filo d'Oro, Sergio Giannulo. Buonasera direttore e benvenuto. Buonasera a lei e grazie per l'invito. Allora, ci spieghi un po' come in questo momento le persone con disabilità visiva e dell'udito, i loro familiari, le persone che sono chiamate all'assistenza, stanno vivendo questo momento di emergenza. La difficoltà, come per tutti, è altissima. Per le persone sordocieche e pluriminorate che la Lega del Filo d'Oro tratta, la difficoltà, se possibile, è ancora più significativa, è ancora più problematica. Intanto per coloro che frequentano servizi che in questo momento sono sospesi, penso ai servizi diurni, ai servizi domiciliari, tutta la rete che supporta i loro bisogni in questo momento è venuta meno, per cui c'è una enorme richiesta da parte di queste famiglie di non rimanere sole, pur consapevoli della difficoltà del momento, però la difficoltà di sostenere il peso da sole, di una gestione a casa, effettivamente sta diventando insostenibile. La Lega del Filo d'Oro ha già dal momento in cui l'emergenza coronavirus è scoppiata in tutta la sua drammaticità, messo in campo tutta una serie di misure volte intanto al rispetto di tutte le normative, alla protezione di tutti i professionisti che operano e alla salvaguardia della salute dei nostri ospiti. Per cui in questo momento sono attivi i nostri centri residenziali su tutto il territorio nazionale e stiamo continuando a lavorare nella difficoltà. E come lei diceva, fra queste difficoltà includiamo certamente il fatto che per una persona che non vede e non sente, il contatto fisico, il tatto diventa il canale comunicativo principale, per cui se viene meno quello, oggettivamente la condizione di isolamento diventa drammatica. E quindi i nostri operatori, i nostri professionisti attuano tutte le misure di prevenzione, le misure di sicurezza. Ma effettivamente il canale comunicativo viene pesantemente condizionato da questa condizione, insomma. Ho capito, molto chiaro. Io la ringrazio per essere stato con noi. Abbiamo fatto nostro appunto l'appello lanciato dalla Lega del Filo d'Oro nazionale. L'abbiamo fatto nostro Certo. appunto raccontando e dando voce a tutti quanti voi. Grazie al direttore del centro residenziale di Molfetta della Lega del Filo d'Oro, Sergio Giannullo, per essere stato con noi. Un abbraccio ideale e virtuale a tutti quanti voi, agli operatori e a coloro che stanno vivendo appunto questa emergenza in maniera diciamo ancora più difficile e drammatica. Grazie davvero di cuore e saluto e ringrazio anche gli amici di Teleradio Padre Pio per averci seguito in questa edizione dell'informazione.